Proseguiamo. Qui è il sindaco, Flint. Non so che cosa dovrebbe essere l'oggetto. Non capisco se sta aspirando o se sta sparando fuori il liquido. Rissa al ristorante. Il ristorante all'aperto è vuoto. Colpa di quegli orsetti carnivori. Ah, quelli. Arrivo, signore! Orsetti gommosi carnivori. Corri, Flint! Quando mangiano i clienti, mi passo l'appetito. Non le rovinerò l'appetito, signore. Spariranno in un baleno! Ok, comunque... ma... Aspira! Ma scusami. E sputa! Ingurgitare? Ah! Ho capito. Rigurgitare. Dobbiamo aspirare il liquido per poi... per poi, come si dice? Sputarlo gigantesca sopra zolletta! le zolette. Ah, ma è caffè! Io non. Ti giuro che non avevo capito che cavolo era. Ok, volevo giusto. Ecco, esatto, scendere un attimo qua Aspira! per ricaricarmi. Va bene, continuiamo da questo lato. Ma poi il suono che fa è tremendo. Il suono che fa è veramente tremendo. Oh no, è morto. Ah, ok. Non so perché per un attimo ho pensato mi facesse scivolare, nonostante non avesse Goccia di senso. caffè caldo. Duh. Allora, qua non c'è nulla, vero? No, perfetto. Bisogna proseguire da questo lato. Là sopra, Aspira. però, c'è un orsetto gommoso e c'è il cartello che è caduto. Oh, ma... E sputa. Posso sia aspirare il caffè che il miele. Ma quanto cazzo ci hanno pensato a sto gioco? Veramente? È Una goccia incredibile. di miele. È appiccicoso. Una goccia di miele. E abbiamo preso un trofeo. Altezza in aumento. Ecco fatto. Vediamo se... Ehi. Allora, posso sparare anche il miele e serve solo a rallentare i nemici. Risucchiata! Ti odio, Flint, tu e le tue minchiate. Aspirazione completata! Allora, c'è qualcos'altro qui? Sì. Mi diverte come si accasciano proprio morti al suolo. E si scioglie e muore. Stiamo distruggendo delle vite gommose comunque. Siamo delle persone terribili. Risucchiata attivata! Siamo delle persone veramente terribili. Allora, qua si scende, sì, ma ho paura che poi non si torna più indietro. Questo vuol dire... Esatto. Nel glug. E burp! Mamma mia. Il gioco è anche bello, ma quante minchiate che dice Flint, ti giuro. Ti giuro che non lo sopporto. Aspirato! Dai, muori sciolto. Ecco qua. Ho ucciso... Ah, ma piove... Piovono bistecche. È il titolo alternativo del film. Piovono bistecche. Tra l'altro, come anche per... come si chiama? Risucchiata attivata! Il gioco che abbiamo fatto l'altra volta, Mostri contro alieni? Mi chiedo come sia il... Aia. Il multigiocatore di questo gioco. Si è mosso da solo. Si è mosso da solo a destra e a sinistra. Guarda! Guarda! Quando spara si muove da solo! Ecco fatto. Allora, abbiamo del miele da prendere, però prima... Ecco, direi di... No, non è vero, non dobbiamo prenderlo il miele. Guardalo, che si sposta da solo! Brutto coglione! Smettila!
guardalo! Smettila di muoverti! Tra l'altro vorrei vedere se questo ombrello davvero mi protegge dalle bistecche che cadono. Secondo me no. Però non ci arrivano neanche. Nel senso, quell'angolo lì le bistecche non ci arrivano. Prendi le ultime, ecco, goccette. Ah, è vero, aspetta, magari qua cade. No? Ci ho sperato. Vedi quelle bistecche enormi? Per curiosità. I clienti le adoreranno. Se riusciranno a salvarsi da questi terribili orsetti. Il ristorante è proprio qui. Perché ti muovi da solo quando spari, Flint? Smettila. Ecco qua. Andiamo a prenderci anche l'energia. Tra l'altro, ah no, ma scusami, dalla prospettiva sembrava che era dietro la catena. Ho pensato ci sarà un segreto qua dietro. Allora, aspetta. Ok, ho finito il caffè, me ne serve altro. Aia. Ah, smettila. Ok, caffè raccolto. Sciogliamo lo zucchero. Ecco qua, grazie. Di là c'è una zolletta nascosta. Prendiamo il miele. Ecco qua. Smetti di muoverti, Flint, per favore. Dov'è il pezzo di pane? Qua c'è dell'altro miele e c'è dell'altro zucchero. Ma a parte, a cosa mi è servito, scusami? A cosa mi è servito prendere il miele adesso? Oggetto raccolto. Cioè, per rallentare solo l'orsetto. Boh, o a meno che adesso non ci sia una fetta di pane che dobbiamo salirci sopra. Ecco qua. Boh, io lo ri... Ah no, però... Preso. Vabbè, ormai. Stavo per dire, adesso lo prendo per sicurezza. Però lì c'è la zolletta di zucchero. E tra l'altro non mi serve a niente veramente il miele. Oggetto preso. Non mi serve veramente a nulla. Oggetto preso. Perché ci sono zollette di zucchero, c'è il nemico ed eccolo qua il pezzo di pane. Visto che comunque c'è una zolletta di zucchero. Smettila di muoverti. Una zolletta di zucchero sia qui e c'è un'altra goccia di miele qua. Ingurgitare? Non è servito a nulla metterlo là in fondo per qualsiasi motivo. Ecco qua ed ecco qua. Siamo a 24 su 30, dai. Ci arriviamo a prenderle tutte, secondo me. Grazie. Ecco qua. Ecco fatto. È appiccicoso. Allora, però... Spero ci sia... Ecco. Ok, speravo giusto che ci fosse una cosa di caffè. Prendili, Flint! Prima che loro prendano noi! Certo. Quanto ci fai che non posso più tornare indietro? No, davanti a te! No, posso farlo, perfetto. E burp. No, sono qui! Stai zitto! Ecco qua. Prima lo zucchero. Abbatti gli orsetti. Aia, che male. Allora, abbattiamo gli orsetti, mamma. Sono mia. Laggiù. Dai, zitto, sindaco. Ok, li abbiamo presi tutte a questo giro. Ottimo. Oh. Allora, ecco fatto. E le ultime due zollette di zucchero. Andate. Ma no, poi sono qui. Combatti gli orsetti carnivori. Tre sono e soprattutto sono uguali identici a tutti gli altri. Se l'avessero fatti un pelino più grandi ti avrei detto ok. Sono pericolosi. Neanche quello. Oggetto raccolto. Non è un oggetto, è un liquido. Ti odio. Ecco fatto. Aspiratura. E l'ultimo orsetto che sta cercando di scappare da me è stato sconfitto.
Ok, ora ha senso che si preoccupino, visto che non erano solo tre. Però se dobbiamo combatterne tre alla volta, voglio dire, dov'è il pericolo? Manco combattessero in branco. No, sono qui! L'ultimo Flint! L'ultimo ostacolo al mio... voglio dire, al nostro successo. Certo, come no. Ecco fatto. Aspiratura! Beccatelo. Madonna mia, che sorte orribile. Orsetti gommosi sterminati, madonna mia. La crudeltà. Orsetti? Un caso, ne sono certo. Quel tuo replica cibo è la cosa migliore che ci sia capitata, Flint. Ah, certo. Vediamo. Ok. Possiamo potenziare un'altra arma. Cosa possiamo potenziare? Io direi... la prossima macchina che ancora non abbiamo visto. Che in teoria è questa qui. E in teoria è la prossima che abbiamo già potenziato. Ergo, non lo so. Forse potenzierei questo così abbiamo una potenza di risucchio maggiore. E abbiamo ottenuto un altro pezzo del puzzle. Tra l'altro, a vederla così mi sembra un estintore quell'arma. Poi boh,